nostra prossima ospite. Chiamiamo qui con noi Elisabetta Villaggio, che ci racconterà il suo libro Fantozzi, dietro le quinte, oltre la maschera, la vita vera di Paolo Villaggio, Baldini Castoldi. Ci accomodiamo dando il benvenuto a Elisabetta. Buonasera. Elisabetta ha studiato filosofia all'Università di Bologna e cinema e televisione a Los Angeles, all'Università della California. Ha lavorato in televisione come assistente alla regia, regista, è un'autrice, consulente per programmi Rai, Mediaset, La 7. Ha realizzato cortometraggi, scritto sceneggiature, insegna alla RUFA, giusto? Rome University of Fine Arts, nel Dipartimento di Cinema. Questo non è il suo primo libro, ha pubblicato Una vita bizzarra, La Mustang rossa e credo anche qualcos'altro, giusto? Sì, questo è il sesto. Il sesto, ok. E il sesto è un libro, penso, molto particolare per te, perché è un percorso, diciamo, un ricordo, una ricostruzione della figura di tuo padre, e che così passa dal ricordo e dalla dimensione intima, familiare, personale, a quella invece corale, per andare appunto a ricostruire dietro le quinte la vita privata e professionale di questo grandissimo personaggio. Come hai maturato l'idea di scrivere questo testo? Ma in realtà, più che maturarla, mi è venuta in mente abbastanza di colpo, perché ogni tanto sentivo persone incrociate per strada, persone che io non conoscevo, che facevano riferimenti alla Nuvoletta, a frasi iconiche o cose tipiche dei film di Fantozzi di mio padre. Poi ho pensato, dico, ma se qua non lo faccio io, sì, è vero, su mio padre ci sono su Wikipedia, su internet, interviste televisive, programmi televisivi, radio, eccetera, eccetera, una marea di cose. Però non c'è quella cosa, quelle cose un po' più personali, un po' più intime, ma soprattutto un po' più personali, che appunto non si trovano su internet. Quindi se non lo faccio io, non lo fa nessuno. Era come lasciare un po' una memoria storica. E quindi mi sono messa e ho detto, vabbè, facciamo così. Ho scritto di getto abbastanza, anche perché è un libro breve, che è diviso in capitolini brevi di poche pagine. Ho buttato giù le prime due pagine, tre pagine, che sono che raccontano il 27 marzo 1975, quando è uscito la sera dell'uscita di Fantozzi al cinema, nelle sale, quindi. Ho raccontato questa cosa qui, l'ho proprio veramente buttata giù, poi ho detto, ma andiamo avanti. Come faccio? A quel punto ho deciso come dirigere il lavoro, quindi ho puntato appunto sui Fantozzi, perché Fantozzi è, in Fantozzi mio padre è un autore, non è attore, è come se fosse un terzo figlio, come racconto sempre un po' io, e quindi ho intervistato una serie di persone che hanno lavorato con lui, sia a livello artistico, quindi gli attori, sia a livello tecnico, quindi il regista, un produttore, la sua controfigura, la sua sarta. Ho intervistato mia madre, mio fratello e mio figlio, che è il suo unico nipote, e poi ho cercato, non c'è un capo logico, è abbastanza appunto Baldini Castoldi, la casa editrice l'ha definito un memoir, proprio perché salta un po' di palle in frasca, non c'è un discorso cronologico o preciso. Ho cercato di raccontarlo un po' dal mio punto di vista, quindi prima di bambina, che vede questo padre che faceva un lavoro che non amava, diciamo abbastanza anonimo, faceva l'impiegato in un ufficio. Per carità, qualunque lavoro, se fatto onestamente, va benissimo, ma lui non lo amava. Poi di colpo così è diventato un personaggio famoso, prima grazie alla televisione, e poi nasce coi libri, poi la televisione e poi i film. Poi prima di me bambina, poi di me adolescente, poi di me adulta e poi anche le ultime parti della vita di mio padre, che insomma sono state per me molto tristi. Questo ho fatto. C'è una frase che un po' mi ha colpito e che è un po' anche la cifra in qualche misura, perché tuo padre diceva: i comici in Italia non hanno diritto di cittadinanza.
che cosa intendeva con questa affermazione? Intendeva che in Italia c'è una certa, ma non solo in Italia, però insomma una certa critica cinematografica, un certo modo di vedere le cose, dove o fai le cose seriose o se no sei un deficiente. Mio padre mi diceva sempre, guarda Jerry Lewis, è un grandissimo attore, ma non è considerato da nessuno, tutti pensano che sia scemo, perché fa le faccette, le vocine e così via. Mentre invece io penso che far ridere è molto più difficile che far piangere. Se adesso qua passa un funerale, io vedo uno in lacrime, io mi metto a piangere e credo abbastanza persone. Far ridere è più difficile. Certo, se adesso io cado lì, inciampo, faccio ridere, ovvio, però insomma, è più difficile far ridere, per cui in questo intendevo. Il Leone d'Oro alla carriera nel 92, quindi per lui che cosa ha rappresentato? Ha rappresentato di essere sdoganato dalla critica ufficiale, quindi